Iniziare il lavoro intanto con quale entusiasmo per quanto che riguarda? L entusiasmo è veramente tanto perché insomma siamo fermi da tanti mesi purtroppo per la situazione ben nota a tutti e poter ricominciare in una piazza come questa, una società importante come l'Acqua e Sapone ti dà ancora più stimoli quindi eh, da parte mia, da parte del, dello staff, da parte di tutti quanti anche i giocatori stessi c'è una voglia enorme di rimettersi al lavoro e presto avremo finalmente l'opportunità. Ecco con la Rosa che ha allestito il, il club e anche in base al suo credo che Acque Sapone vedremo quest'anno, o, o meglio come la vuole immaginare nel suo Optimum. Chiaramente l'Acque la Sapone come società, come storia è abituata a competere per tutti i titoli ed è quello che proveremo a fare anche quest'anno assolutamente. Il roster che è stato costruito è sicuramente molto importante. Abbiamo, la società è venuta incontro alle mie esigenze, alle mie richieste e siamo riusciti a portare qui a Montesilvano giocatori di, di esperienza e anche giocatori nuovi che possono ben affermarsi in questo campionato. Eh, di conseguenza la, la squadra è stata costruita con l'idea assolutamente di essere competitivi, aggressivi, intensi, eh, quello che piace vedere a me ma è, ci siamo trovati assolutamente anche con la proprietà e vedere... Una squadra che, sia, che dia sempre il massimo, abbia l'opportunità eh, di cogliere il risultato in qualsiasi situazione e su ogni campo. Ecco il ritorno di Luca Lucajan, poi la presenza di giocatori di esperienza che sono un po' l'asse portante del club, come i vari Mammarella, eh, Coco, il capitano Murilo, è una stagione che vi vedrà insomma, presumibilmente protagonisti. Hai detto bene: l'ossatura, la, la base di partenza è la cosa prioritaria, nel senso. Sono rimasti in questa società giocatori fondamentali che hanno scritto la storia di questa società e del futsal italiano e sono ragazzi che sicuramente saranno i primi a spingere verso i nuovi obiettivi. Poi c'è stato il ritorno di Lugaiano, ci sono stati altri inserimenti molto importanti. Crediamo di aver costruito un mix di esperienza e eh, diciamo, voglia nuova di portare altro qui. A Montesilvano e sicuramente faremo strada. Ecco, lei ha avuto una importante ascesa con una serie di campionati eh, vinti, ora questa opportunità diciamo, che lei arriva in uno dei top club italiani è una grande, eh, diciamo così, un grande momento anche per lei. Sicuramente, dal punto di vista personale, eh, diciamo la gavetta è stata lunga. Sono partito dalle serie regionali e vincendo vari campionati sono arrivato fino alla Serie A. E Diciamo che la cosa che mi fa piacere, in particolare a me, anche penso un po', tutta la categoria degli allenatori, è che ci sono società come questa, come la famiglia Barbarossa, che ha voluto dare l'opportunità a chi si è fatto al basso senza magari come qualche volta accade prendere degli allenatori soltanto in base al nome, eccetera. Quindi è un'opportunità importante per me, è una responsabilità grossa che sento sulle spalle, però penso di, di averla abbastanza larga. Ecco, e prima del, dell'Open Day ci sarà anche opportunità per lei di tornare nella sua regione nel quadrangolare di Campobasso. Sì, assolutamente, è stata un'esperienza che ho fatto l'anno scorso anche col signor Presidente CMB, eh, siamo andati a Campobasso dove nella struttura universitaria hanno... Innanzitutto un palazzetto bellissimo e poi hanno una capacità organizzativa importante, quindi mi, mi è fatto piacere la loro chiamata e l'opportunità da parte dell'Acquessapone di portare questo grande spettacolo nella mia regione. L'ultima, quali saranno le competitor principali secondo lei? Ma sicuramente il Pesaro è partner in, in pole position per quella che è la, la sua storia più recente. Però è chiaro che ci sono un gruppo di 3, 4, anche 5 squadre che possono dare molto fastidio, la San Giuseppe Vesuviano, eh, del quale siamo in attesa di alcune vicissitudini che stanno accadendo adesso, che non, non sono ben chiare, ma poi sicuramente anche l'Eboli, la Sandra Bate, la Camedosson, tanto per citarne alcuna, sono squadre che possono sicuramente dare fastidio nella lotta al vertice.